Oggi voglio presentare una selezione di libretti per i piccolini, quindi dai 9 ai 18 mesi, ai 2 anni, diciamo. Iniziato anche prima, ovviamente, quindi però sicuramente dai anche ai 6, ad esempio un libro come questo, A tutti buonanotte. A tutti buonanotte è un libro poetico, molto semplice, che celebra in un tempo, diciamo, dilatato, l'andare a dormire, quindi il coricarsi. E utilizza, diciamo, tutti quegli oggetti o quelle cose, quegli animali che rientrano nell'immaginario e nel mondo dei più piccoli. Quindi Flap Flap, la farfalla, si ferma su un fiore, buonanotte farfalla. Oppure i gattini che si raggomitolano vicini e buonanotte gattini. O ancora, è molto carino questo dare, diciamo, un vivificare gli oggetti, le nature morte diventano nature vive, quindi queste mele sulle quali è posto questo tovagliolo sembra quasi sia una copertina, così anche il trinino. E alla fine poi troviamo la piccola Haruko, che anche lei finalmente, dopo la frenesia della giornata, si mette a dormire e sprofonda così in un dolce sonno. Quindi questo è molto grazioso, è per il rituale della buonanotte, è un libro che vi consiglio. Oppure Coniglietto fa il bagnetto, anche questo è un libro molto carino, perché diciamo è un libro un po' attivo, in quanto invita il bambino a compiere delle azioni o comunque a provare, ad esempio qua vedete, per il coniglietto è ora di fare il bagnetto, l'acqua è già pronta, ma lui dov'è? Prova a chiamarlo, e quindi diciamo richiede una partecipazione attiva del bambino. E ovviamente riprende anche qui, è sempre sulla ritualità, quindi sul ripetere determinate azioni come quotidiane, come ad esempio il bagnetto eccetera, e sappiamo che questa ripetitività comunque rassicura il bambino. E oggi dobbiamo lavargli anche la testa, puoi insaponarlo per bene. Fantastico, ecco che arriva l'acqua. E quindi il sapone è già finito in faccia, copri gli occhi a coniglietto. Non era così grave, vero? Asciugagli il naso e può uscire dalla vasca. Strofina coniglietto con il suo asciugamano. E adesso bisogna asciugarlo con il phon. Oh no, è rotto. Allora puoi soffiare tu. E finisce appunto con il bambino che viene invitato a soffiare fortissimo per asciugare il coniglietto o a mettergli appunto un po' di crema sulle guance. Quindi è uno di quei libri, per così dire, attivi. Poi un altro invece edizioni Osborne è queste le primissime parole a Nanna, e quindi anche questo è un po' per arricchire il vocabolario dei piccoli, quindi magari dai 12 mesi quando iniziano un po', adesso qui forse non riesco a scollarlo perché l'ha incollato, quindi diamo un nome a ogni cosa, quindi si sa che anche per stimolare il linguaggio dei bambini, quando loro magari tendono con la manina a indicarci una cosa facendo un verso, è bene che il genitore nomini quella cosa, quindi non mai che ripeta il verso del bambino, ma che appunto prenda magari l'oggetto e dica vuoi il libro, vuoi l'acqua, così il bambino inizia a familiarizzare con i suoni associati con le parole, diciamo, associate all'oggetto. E poi questo carinissimo, l'ultima nostra scoperta, Buongiorno, questa giochi educativi, questa casa editrice non la conoscevo, e quindi qua sono quelli che piacciono sempre molto ai bambini, che si tirano su, quindi Buongiorno Sole, Buongiorno Gallo, anche questa invece diciamo è una routine del buongiorno, del mattino, il papà che si fa la barba, quindi come abbiamo visto la buonanotte abbiamo anche il buongiorno, che sono diciamo le fasi iniziali e finali della giornata, per accompagnare il bambino al risveglio e poi accompagnarlo alla sera. Quindi qua vanno buongiorno, da su si tirano su, buongiorno al panettiere, anche lui che fa il pane caldo, e c'è un pigrone che ancora dorme. Chi sarà questo pigrone? È il gufo. Quindi carino anche questo, ve li consiglio.